boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Preparazione del lancio di Gladiatori di Roma, Ben Rodriguez, Luca Argentero. Giampaolo Letta della Medusa. Eugenio Straffo di Mezzo. Buongiorno a tutti, benvenuti. Devo dire, l'età media, la conferenza stampa più giovane mi sa mai capitato di pilotare, per fortuna, quindi do il benvenuto naturalmente prima agli ospiti più giovani, poi a tutti i colleghi che sono giovanissimi sicuramente. Allora, questa mattina siamo qui per ragionare, ma anche io poi vorrei sentire anche gli spettatori più giovani, no? di questa nuova bella impresa che porta la firma di Gino Straffi, che qui che saluto, che è il produttore, il regista, il direttore. Un film poche volte, no, non molto spesso leggiamo le titoli, un film di, in questo caso credo che la cosa sia del tutto corretta. Alla mia destra c'è Giampaolo Letta, che è amministratore delegato di Medusa. Il film è stato prodotto in collaborazione tra Rainbow e Medusa, uscirà nelle sale fra qualche giorno, ma do subito la parola a Giampaolo fra un attimo. E poi saluto i nostri due ospiti che danno le voci alle persone che avete visto, ai personaggi, in qualche modo un po' questi personaggi disegnati, sarà colpa del 3D, sarà poi per le sfumature, ma questo però magari ce ne parlerà Straffi fra un attimo. E ovviamente saluto Belen Rodriguez, che avete riconosciuto e sentito la sua voce, ci sono anche i fan di tutte le età, quindi per qualcuno che saluta, e poi Luca Argentero. Buongiorno a tutti, ciao a tutti, il film uscirà giovedì prossimo di questa settimana in più di 400 copie in tutta Italia, quindi se vi è piaciuto consigliatelo a tutti i vostri amici, ditelo di andare al cinema, lo trovano in tutta Italia, in tutte le sale. E noi siamo particolarmente contenti, orgogliosi di aver partecipato a questa nuova impresa di Gino, perché coniuga comunque la altissima qualità tecnica e tecnologica di realizzazione del progetto, raggiungendo sempre traguardi sempre più alti e ambiti. Devo dire, non credo di poter essere smentito, con livelli qualitativi paragonabili in alcuni casi anche che vanno al di là dei migliori cartoni americani. È un prodotto tutto italiano e questo ci rende ancora più orgogliosi. Va dato merito a Gino di aver investito su talenti, su tecnologie tutte italiane, e questo è un elemento molto molto importante. Poter competere con un prodotto così a livello mondiale, poi Gino ci racconterà anche il percorso internazionale americano di Rainbow, del suo film, è un elemento ulteriore di orgoglio e di felicità. Eugenio Straffi. Buongiorno, tanto mi piacerà più tardi sapere cosa pensa il pubblico a cui abbiamo rivolto questo film, nel target appunto delle famiglie, dei bambini del nostro film. Noi abbiamo lavorato più di 5 anni qui a Roma, tanti bravissimi disegnatori, animatori, coloristi, eccetera, esperti di effetti speciali, hanno lavorato per 5 anni per portare al cinema questo prodotto che avete visto oggi. È frutto quindi di grossi investimenti, come ricordava prima Giampaolo. È un colossal che è partito con certe ambizioni e anche un certo budget, e da subito abbiamo voluto far scrivere la sceneggiatura in collaborazione con un maestro di Hollywood, Michael Wilson, che è l'autore dell'Era Glaciale, Sharktails e altri film, che volevamo avere un film, a differenza dalle Wings, che era basato su un
programma televisivo di grandissimo successo, volevamo un film che divertisse tutta la famiglia, un po' come Shrek, 80 anni come dicono gli americani, e che avesse quindi diversi livelli di godimento e di divertimento. Infatti credo che le bambine avranno apprezzato una parte, insomma, sicuramente le gag, la storia, eccetera, e poi ci sono magari gli adulti, altri che avevano altre battute, dei personaggi, altre situazioni che magari i bambini non sono riusciti a cogliere. Luce in fondo, come dicevano gli amici latini, appunto, per avvicinarsi al film, abbiamo scelto degli interpreti veramente bravissimi per dare voce a questi personaggi. Grazie. A partire appunto da Belen, che era bellissima e brava a ballare e a cantare, l'avevate visto da altre parti, ma che fosse anche così brava come doppiatrice, credo che questo sia un piccolo orgoglio che abbiamo noi avendo la scelta per questo film. E adesso tutti ci dicono che sicuramente il personaggio di Diana, così forte, così speciale, è stato caratterizzato in maniera davvero perfetta, con questo accento un po' spagnolo, con la voce, no, un po' così decisa, diciamo, della nostra amica Belen, e quindi siamo molto contenti del risultato che è venuto fuori. Fianco a lei Luca, che Luca Argentero, non l'ho scoperto io sicuramente, è stato un piacere solo confermare che questo, insomma, ragazzo, lo posso dirlo perché sono un po' più grande, è sicuramente uno dei più grandi talenti che abbiamo in Italia in questo momento, sia come attore ma anche come showman, come dico sempre, perché lui riesce a tenere la scena anche quando le situazioni sono teatrali, dal vivo, eccetera, quindi è veramente, insomma, un'interpretazione perfetta. Cioè, Straffi, come stanno andando le vendite? Per la primavera dell'anno prossimo alla Paramount, e poi anche altri paesi europei dell'America Latina, eccetera, hanno seguito e hanno acquistato questo film, diciamo, oramai almeno 30 paesi, e speriamo che siano anche di più dopo l'esordio italiano, perché sicuramente per noi questo è un esame ora, dato che tutti si aspettano che almeno a casa nostra il film faccia un buon risultato. Beh, il divertimento di interpretare Diana, appunto, è una cosa completamente diversa da fare la showgirl, da recitare, ma doppiare. Doppiare è complicato, perché comunque non riesci a interpretare la voce anche con i gesti del corpo. Però quando ero piccola mi sarebbe piaciuto anche un sacco fare la donna che era ora in radio, no? E quindi ho seguito proprio una scuola per impostare la voce. E mi sono divertita un po' a impostarla anche nel film, con l'aiuto di Francesco Bairano, ovviamente, ed è stato divertente. Che Ginio mi ha appena comunicato che io doppierò le 30 versioni del film che verranno distribuite, comprese Cina, Russia, insomma. È molto complicato, è un altro mestiere. Sono come due sport con la palla, la pallacanestro e la pallavolo, in tutte e due c'è la palla. Però un buon cestista non è detto che sia un buon pallavolista. Io ho sposato una doppiatrice, quindi devo dire che ti alleni a casa. Sì, mi alleno a casa, io e mia moglie. È attrice, doppiatrice. Noi alla sera invece che guardare un film, noi doppiamo film famosi. Io ce l'ho a casa. È facile, è così. Però è veramente complicato, c'è un'agevolazione quando non ho mai doppiato un attore in un film drammatico, come fanno i doppiatori professionisti, e mi guardo bene dal farlo, anche se ci sono colleghi che lo fanno spesso, Adriano, Giardini, Claudio Santamaria, si cimentano spesso e li ammiro moltissimo, perché è veramente un altro mestiere. Nel caso del cartone animato hai la possibilità di fare quasi tutto quello che su un set non puoi fare, e quindi di divertirti un po' di più rispetto a come fai, a come reciti normalmente, e hai qualche vincolo in meno. Il sync non è così definito, così particolareggiato come quando si doppia un attore normale, quindi tutto questo si tramuta in un grande sfogo di divertimento,
e quindi nonostante la sala sia un luogo buio e solitario, diventa divertente giocare con la voce. Straffi gladiatori visti quindi in chiave moderna come novelli calciatori? Esattamente così, cioè i gladiatori erano degli idoli come oggi lo sono i calciatori eccetera, e a me piace, nel mio essere un po' sognatore romantico, pensare che se alcuni di questi atleti all'ultima Olimpiade, ma vediamo il ciclismo, i grandi scandali eccetera, avessero visto questo film quando erano bambini, ebbene magari prima di fare certe scelte ci avrebbero pensato un attimo. Non so, è un sogno romantico, perché poi gli interessi economici e tutto il resto prendono il sopravvento, però sicuramente in questo film c'è un messaggio fortissimo, che le scorciatoie non pagano, che chi vuole fare il furbo, chi vuole approfittare, chi si dopa appunto, alla fine non riesce nemmeno a vincere, perché chi crede in quello che fa è disciplinato, si impegna veramente in quello che vuole, alla fine vince anche contro chi imbroglia. E questo è un messaggio che noi volevamo dare forte e chiaro, e spero che insomma sia passato attraverso le immagini e i dialoghi di questo film, tra una battuta, tra una risata e l'altra, ma veramente è una cosa su cui riflettere. Dicevo prima, è la volontà, e questo vorrei che fosse chiaro, e speriamo che lo sia poi una volta che il film esce. Cioè, questo non è un film solo per bambini o fatto per i bambini, questo è un film per la famiglia, e credo che sia un film che divertirà dai nostri test che abbiamo fatto, anche i teenager o quelli che sono appassionati della commedia animata americana. Cioè, quando siamo partiti con Michael Wilson è stata fatta una scelta, lui ha detto: vuoi un film come Shrek e i Tuedi per 80 anni, o vuoi Alla ricerca di Nemo, il Pesciolino Nemo, che è un film per bambini dai 3 ai 6 anni, poi ci sono anche i genitori o altri che si divertono con Cats, sono appassionati, che, cioè, diciamo che in pratica era più per capire in America se era un G o PG, cioè che fanno questa differenza tra film per bambini piccoli, quindi che non c'è assolutamente nessun tipo di battuta per adulti o riferimenti all'altro, oppure PG, che significa che loro mettono il warning che per i bambini può essere una battuta, una cosa sconveniente o altro, che sono quasi questa volta in cui vogliamo divertire tutti, abbiamo riempito di battute, riferimenti e citazioni che avrebbero dovuto, e speriamo divertano appunto, i genitori o il pubblico adulto. Prodotto la voce di Lucilla, ma è stata Belen? Le domande dei bambini alla conferenza stampa dei gladiatori. L'ha fatta Laura Chiatti, io invece facevo quella con la coda, quella che faceva Diana. Mi è piaciuta Diana? Sì! Anche la voce? Sì! Anche se non si capiva, si capiva tutto? Avete capito tutto? Anche se c'era un po' di spagnolo in mezzo? Meno male, altrimenti poi mi chiedete che vi traduco, faccio tutta la traduzione. Ma il vostro personaggio preferito è? Allora, nelle primarie fare Diana. Infatti non si capisce. Scelgono sempre un sacco di volte, ma non si capisce per quale motivo. Non si capisce perché lavora, però continuo a lavorare. Mi auguri di lavorare, di doppiare un altro film ancora? Ah, non male. Ma Timo l'ha fatto Luca Argenteo? Eccomi qua, dove sei? Dove sei? Sì, sono io. Mi chiamo Timo. Hai capito? Adesso hai la prova effettiva che ho io. Anche nel fisico, Anche nel fisico, guarda, c'è la panza. Questa? È dimagrito, veramente. Luca, Belem, com'è stata la vostra infanzia? Da Mulino Bianco? Io facevo le tre con i cavalli in una fattoria, e ho avuto veramente un'infanzia felice con i nonni, con i bisnonni, ho conosciuto tutti i miei bisnonni,
erano italiani e spagnoli, quindi... In Argentina c'è il Molino Blanco? Il Molino Blanco, sì. Straffi, come sarà la sua prima uscita americana? Sicuramente l'uscita americana è un fatto, secondo lei, molto raro per un film italiano, non l'animazione, sicuramente il primo. Anche noi con le Wings siamo riusciti solo a fare il DVD e l'uscita in televisione, non al cinema. La cosa addirittura più importante di questa uscita, lo dico adesso per mettere una battuta, però salvo flop al botteghino italiano, per poi magari cambia l'idea, però fino adesso si parla di un'uscita in 3.000 sale, che significa forse l'unica, non so, forse La vita è bella, l'ultimo film italiano che è uscito con questo numero di copie. Credo che ne saranno usciti 5 in tutta la storia del cinema italiano con una diffusione di questo tipo, perché in genere se riescono ad arrivare in America fanno il circuito, quello d'essai, magari art house, con poche decine, centinaia di copie. Quindi diciamo che è un film che verrà trattato come un film quasi, perché sicuramente non sarà come la Pixar, cioè la Disney per la Pixar o per la Fox, i film di Disney che sono prodotti da loro e dal loro studio, ma verrà trattato sicuramente come un film importante. Abbiamo già fatto dei cambiamenti significativi che ci sono stati richiesti dalla Paramount. Non sto qui a elencarli perché... Allora, un esempio, per esempio, è stata tagliata tutta una serie di gag che erano sempre quelli più per i più grandi, in cui a un certo punto un venditore più grosso di tutti non ce la faceva più con questi allenamenti, queste cose, dichiarava che voleva ritirarsi, voleva seguire la sua passione, voleva diventare un parrucchiere. E qui c'era tutta una gag. Non c'era neanche in questa versione che abbiamo visto noi, però. Straffi, c'è qualcosa delle Winx nei gladiatori? Siamo partiti da tutto un altro tipo di costruzione, eccetera, poi magari essendo le due protagoniste, Lucilla e Diana, due insomma, belle donne, belle ragazze, chiaramente magari qualcosa rimane nel tipo di disegno, come del resto si riconoscono le produzioni appunto della Pixar o della DreamWorks, caratteristiche insomma dei personaggi di un certo tipo, questo nostro magari nelle figure femminili possono ricordarle, però noi siamo veramente partiti anche con altri artisti che hanno realizzato la parte figurativa di questi personaggi che non hanno disegnato le Wings, quindi sarà una coincidenza, uno stile rainbow. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. What's that sound? Each time you hear a loud, collective sigh, they're making music to watch girls by.